di portare luce nella nostra vita, serenità, successo, di consigliare e guidare e soprattutto di annientare l'invidia e tutto il male che spesso ci circonda. E da soli non siamo in grado di allontanare, ma con il suo grande intervento potrai distruggere per sempre. Letterius, maestro di alta magia, pranoterapeuta, ti aiuta a risolvere ansia, insicurezza, paura. Alla presenza di questo benefico maestro rinascerà in te l'interesse per la vita e l'amore per gli altri. Letterius. Ciascuno di noi ha giornate buone e giornate cattive. Alcune di esse si rivelano disastrose, quali che siano le nostre azioni, le nostre sensazioni, i nostri pensieri. Altre ci vedono trionfanti in ogni cosa che teniamo. Nessuno di noi sfugge a questo imprevedibile alternarsi della vita. Tutti abbiamo fatto l'esperienza di questi estremi che non riusciamo a controllare o che controlliamo in parte. Ma quando le giornate buie diventano frequenti per lunghi periodi, tanto da crearci disturbi, malesseri e confusione, allora questo è un segno, un campanello d'allarme. È arrivato il momento di trovare una guida, di farci aiutare. Solo un esperto dell'occulto è capace di annientare il male, ma solo la competenza, l'aiuto del maestro Letterius, pranoterapeuta, sensitivo, astrologo, parapsicologo, ci portano alla serenità, all'equilibrio, al successo. Letterius è ricercatore del mondo dell'occulto e mette a tua disposizione i ritrovati più potenti. Ovunque riscuote molto successo perché elimina tensioni, contrasti, liti, incompatibilità nelle coppie e fa tornare armonia tra te e i tuoi figli. Raccontiamo la disperazione di una madre, la signora Anna Cantaluppi di Como, che si è affidata con fiducia al mago Letterius. Viveva una situazione di difficoltà per un figlio di 35 anni, sposato, il quale stava vivendo da circa 7-8 mesi una relazione con una donna più grande di lui, mettendo in crisi il rapporto con la moglie e con i genitori, quindi con la signora qui presente. È rimasta soddisfatta dell'aiuto del mago Letterius. Infatti ora la situazione è tornata felice come un tempo ed è per questo che la signora Anna si trova qui. Come mai, signora, da Como è arrivata ad Ascoli Piceno ad incontrare il mago Letterius? Quindi un viaggio così lungo? E perché avevo provato tanti altri maghi e non ho risolto il mio problema, diciamo, con il ragazzo e sia con noi. Mi sono rivolta al mago Letterius ed ho risolto tutto il mio problema. Quindi è stato l'ultimo tentativo, no? Per risolvere la situazione familiare. E adesso come sta? Contentissima. Grazie. Letterius opera solo a fin di bene. È un uomo religioso e praticante. Non risponde a richieste di magia nera. È un potente.